Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sformato di zucchine e pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 15 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio evo, pomodorini ciliegino, zucchine tagliate a pezzetti, acqua, dado vegetale bimbi, uova, basilico, sale, pepe, parmigiano e pan grattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il basilico e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pomodorini, le zucchine, l'acqua ed il dado. Le facciamo cuocere senza misurino per 25 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Eliminare il liquido di cottura. Aggiungere le uova, il pan grattato, il sale, il pepe e il parmigiano. Ed azionare il bimby per 2 minuti, antiorario, velocità 2. Trasferire in una pirofila unta con olio da 23 x 23 cm. Spolverizzare con il pan grattato e cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 40 minuti circa. Lo sformato è cotto, lasciare intiepidire prima di servire. Sformato di zucchine e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta!